Buon venerdì, bentrovati Win City Sport Weekend, nuova puntata 29 giugno, ci siamo ancora qui nella sala Sisal Win City di Piazza Trento a Catania per tenervi compagnia come ogni venerdì sera. Questa è la scaletta di oggi, il sommario che prevede in apertura il ciclismo, anche perché fra pochi giorni partirà il Tour de France, altra gara a tappe molto attesa dopo il Giro d'Italia. Chi conquisterà la maglia gialla lo andremo a vedere dopo, poi spazio ampiamente ai mondiali di calcio, si è chiusa la fase dei gironi eliminatori, adesso spazio alla fase eliminazione diretta con gli ottavi di finale che partiranno domani con la sfida fra Francia e Argentina, diverse sfide interessanti e peraltro mancherà la Germania campione del mondo eliminata clamorosamente dopo la sconfitta 2-0 con la Corea del Sud, ma ne parleremo dopo, vedremo i vari match degli ottavi di finale. Poi nella seconda parte l'intervista a un ex calciatore, Davide Baiocco, ex calciatore appunto di Juventus, Catania, Brescia e tante altre squadre, che ci parlerà del calcio dal di dentro e anche da quello, dal punto di vista di quello che è cambiato negli anni, calcio ormai molto social, molto sul web, molto in vista soprattutto diversi calciatori, parleremo anche in minima parte di mercato. Poi la proposta del giorno con la multipla sulle partite degli ottavi di finale del campionato del mondo di calcio, video dal web che quest'oggi farà vivere le emozioni forti a tutti i tifosi italiani, ovvero le immagini della finale di Spagna 82, Italia-Germania 3-1 con le reti appunto di Paolo Rossi, Tardelli e Altobelli. Poi nell'ultima parte apriamo una piccola parentesi sulla Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, nona prova del Mondiale, e poi le quote speciali di Sisal Matchpoint per lo speciale mondiale in chiusura. Partiamo col ciclismo, come vi dicevo, il Tour de France partirà nei prossimi giorni, la Grand Boucle che si prevede anche quest'anno molto appassionante e molto divertente per i tifosi di ciclismo, ma non solo, per tutti gli sportivi, è una corsa a tappe sicuramente molto affascinante, probabilmente quella più affascinante che c'è durante l'arco dei 12 mesi, e vedremo chi conquisterà la maglia gialla dopo che Froome ha partecipato al Giro d'Italia, ha vinto il Giro d'Italia e adesso sarà in sella sulle strade transalpine per cercare di conquistare la maglia gialla, ma andremo a vedere subito, anzi andiamole a vedere proprio subito, quelli che sono i favoriti per il Tour de France, per la Grand Boucle. Ci sarà Nibali e vedremo che quota appunto avrà Nibali, vediamole subito. Froome appunto è il favorito, con una quota di 3,10, addirittura una doppietta per lui. Sappiamo che di solito chi vince il Giro d'Italia non riesce anche a vincere il Tour, per una questione anche di sforzo fisico, perché il ciclismo è uno sport che impegna moltissimo. Comunque Ricci Porte poi a 5, Landa a 9. Così come Nibali e Quintana, troviamo il nostro rappresentante siciliano, italiano, di Messina, quotato a 9, speriamo possa fare davvero un gran Tour de France. Poi altri corridori, Dumoulin, che non è riuscito a vincere il Giro d'Italia, quotato a 16, Yates, che è stato invece, il britannico Yates, è stato invece per tanti giorni in maglia rosa durante il Giro d'Italia, quotato a 33, Valverde a 25, quindi staremo a vedere quello che succederà al Tour de France con questi favoriti, forza Vincenzo Nibali, tutta l'Italia è con lui. Adesso è il turno di parlare, anzi adesso apriamo il capitolo dei mondiali di calcio con le sfide degli ottavi di finale in programma da domani. Andiamo a vedere quelle che sono previste tra sabato e lunedì, Francia-Argentina, grande sfida, sicuramente l'ottavo di finale più interessante, Francia favorita con l'Argentina quotata a 3,30, Uruguay-Portogallo, sfida molto equilibrata con Cristiano Ronaldo da una parte e Suarez e Cavani dall'altra, Spagna-Russia, favoritissima la Spagna contro i padroni di casa, Croazia-Danimarca, anche qui la Croazia è strafavorita e peraltro grande sorpresa di questo mondiale, Brasile-Messico, Brasile chiaramente favorito, ma il Messico ha fatto vedere delle buone cose e cose meno buone, soprattutto nell'ultima partita del girone contro la Svezia, e poi il quarto di finale più così indeciso, Svezia-Svizzera, con la Svezia forse che dalle quote è meno favorita, ma ha dalla sua il fatto che la Svizzera dovrà fare a meno di tanti giocatori squalificati. Poi martedì si giocheranno Belgio-Giappone e anche la sfida fra Colombia e Inghilterra. Noi vi abbiamo presentato quelle che si giocheranno da domani a lunedì. Veniamo proprio alle quote singole. Francia-Argentina, favorita la Francia, ma occhio alla quota X, una partita che potrebbe trascinarsi fino ai tempi supplementari. La quota gol è a 2-0-2 e quindi ve la consigliamo.
Per quel che riguarda invece Brasile-Messico, Brasile è super favorito, la quota dell'over è a 1,95, questa è un'altra quota che vi suggeriamo da prendere in considerazione. Brasile che è forte del fatto che è entrato nel clou del mondiale, i giocatori migliori stanno dando adesso il meglio. Vi abbiamo presentato gli ottavi di finale del mondiale, ma dopo ci torneremo con la multipla e con le scommesse speciali di Sisal Match Point. Ma prima della pausa voglio ricordarvi la seconda serata dedicata all'enogastronomia. La prima andata in scena a maggio è andata benissimo. Questa volta protagonista la chef Gerica Motta presenterà la serata. Il sommelier Roberto Raciti, peraltro tanti piatti stellati accompagnati da ottimi vini di diverse cantine, quindi suggeriamo di prenotare per il prossimo giovedì 5 luglio qui la serata enogastronomica alla Sisal Wine City di Catania, posti limitati, quindi avrete la possibilità di gustare piatti e vini di alta qualità. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte dell'appuntamento di questo venerdì che apriamo con il collegamento telefonico che ogni settimana ci permette di ospitare un personaggio conosciuto nel mondo dello sport diverso. Oggi è il turno di un ex calciatore molto amato a Catania soprattutto, ma diciamo ha lasciato sempre un buon ricordo in tutte le piazze in cui si è trovato protagonista. Buongiorno Davide Baiocco. Buongiorno Francesco. Grazie sempre alla disponibilità di tornare nostro ospite telefonico durante Wine City Sport Weekend. Davide, subito entro con te nel merito di un argomento che un po' diciamo ti riguarda, nel senso che ai tuoi tempi, nel senso quando tu eri il capitano trascinatore delle varie squadre, Brescia, Catania e tutte le altre squadre in cui hai giocato, non c'era questo andazzo di essere troppo social. Forse oggi qualche giocatore sta esagerando con questa mania, possiamo definirla così. Uno su tutti, Nainggolan, che secondo me è passato all'Inter anche per alcune sue discutibili scelte nella vita privata. Non so come la vedi tu e non so come interpreti tu questo argomento, nel senso la differenza fra quello che era il calcio vissuto sul campo e oggi vissuto molto fuori dal campo. Ma Francesco, guarda, c'è un'evoluzione in atto, quindi i social fanno parte di questa evoluzione, non possono assolutamente essere trascurati o far finta che non esistano e ci siano. Il problema è saperli utilizzare con intelligenza. Esatto. Sicuramente sì. Quindi fanno parte di noi, vanno usati anche perché sono un mezzo per poter essere anche a contatto con la gente che ti stima, che ti vuole bene, che ti spinge, che ti sostiene. I tifosi, parlo io dalla parte, no, del mondo che quei social riesce a interagire con i propri clienti. Secondo me sono usati perché fanno parte di quel processo evolutivo, anche non erano molto social, ma in realtà perché l'evoluzione non può essere contrastata, ma va sempre assecondata, ma valutata in maniera giusta e intelligente, perché sennò potrebbe essere controproducente, fare cattiva pubblicità e non essere è quel mezzo importante che invece secondo me potrebbe essere. Sì, infatti dicevi bene, bisogna usare una misura congrua e giusta affinché non si esageri poi con l'essere troppo troppo in vista rispetto a quello che dovrebbe essere un personaggio comunque noto sia nel mondo dello sport così come nel mondo dello spettacolo. Davide, so che tu hai chiuso la parentesi calcistica per dedicarti ad altro, ma sicuramente quello che hai lasciato il mondo del calcio
avendo giocato a più di, fino a più di 40 anni, è un dato di fatto, conosci bene dal di dentro quello che è il pianeta calcio. Oggi, secondo te, vedendo anche i cambi di proprietà, situazioni di squadre molto importanti, vedi il Milan che ad oggi sembra non avere una guida vera e propria, c'è un po' di nostalgia dei vecchi presidenti storici, te ne cito qualcuno, i Gaucci che tu conosci bene, piuttosto che gli Anconetani a Pisa, insomma, quei presidenti che facevano sentire la loro presenza. Beh, mi posso rifare anche in questo campo, si è fatto delle evoluzioni, il calcio è cambiato, è normale che il calcio, le risorse più grandi del calcio lo portano le televisioni, le scommesse calcistiche comunque, che fanno parte di questa evoluzione, vanno accettate, e i presidenti, visto anche il cambiamento proprio sociale che è stato epocale, no? Molti presidenti non si possono più permettere di investire nella squadra come facevano prima, con grande amore e passione, ma l'azienda calcio, proprio questo non mi piace, cioè l'azienda va trattata come tale, ci sono molti da far quadrare, che non conosciamo, anche importanti, non hanno i conti a regola, solo nel mondo del calcio è possibile una cosa del genere, e quindi secondo me bisogna essere tutti bravi, fare un bel esame di coscienza, va rifondato per me, io per questo sono uscito da questo punto, va rifondato tutto. Organizzazione, controllo su queste società, giovani, secondo me c'è un grandissimo lavoro da fare per far sì che, ripeto, vengano gestite queste società come delle aziende. Naturalmente c'è un po' di rimpianto perché i presidenti così romantici, innamorati della propria squadra, innamorati, ne posso dire tanti, che hanno investito, sacrificato vita, denaro per la squadra. Oggi siamo andati di fatto l'evoluzione. Fare, non ci sono più delle disponibilità economiche, quindi bisogna essere più intelligenti e saper gestire l'azienda al top. Tu hai citato Moratti, ma proprio nel caso del Milan anche il Berlusconi, che insomma per 30 anni è stato presidente, cioè ce ne sono tantissimi. Sì. La squadra più votata alla costruzione, centro sportivo, giovani, anche per i giovani, oltre 6-7 anni hanno travolto. Dopo poi con Jay Village hanno stravolto, chiaramente loro vogliono lavorare soprattutto e ricostruire basi solidi, stravolto totalmente, se lo fa la Juve, perché di conseguenza non lo dovrebbero fare tutte le altre. Infatti. E rendere un'azienda pian piano nel tempo autonoma, gestibile, formando i giovani, marketing, pubblicità, i progetti diversi come fanno in quasi tutte le parti del mondo. Non si possono sostentare più le squadre con la sola forza del presidente. Questo è un dato di fatto e fa parte dell'evoluzione e parte della crisi. In chiusura ti chiedo una cosa un po' così simpatica, magari se ti viene in mente qualcuno. Riconosci oggi un giocatore italiano, giovane o comunque o meno giovane, che sia in attività, che ti rassomigli molto, nel senso che abbia delle peculiarità, delle caratteristiche simili alle tue? Non so se ti viene in mente qualcuno o c'è un giocatore centrocampista, nella fattispecie, che può così seguire quello che tu hai fatto nella tua carriera. Li conosco troppo poco, in realtà per dare un giudizio su un giocatore se potrebbe assomigliarti, no, per le caratteristiche di personalità tecnica. Esatto. Non ti dico la verità, no. In questo momento non mi viene in mente, anche perché ripeto. Non so, un Verratti magari con delle qualità un po' differenti, ecco, chiaramente con delle caratteristiche differenti. Già affermato, la partita ha vissuto anche parte di questa epoca, no? Calcistica, quindi sicuramente qualcosa va preso. Sono preoccupato per le nuove leve, perché gli esempi vanno, cioè, tanto lo sai che al di là delle qualità conta molto la testa, l'esempio che hanno i giovani di fronte, quindi man mano che la vecchia mentalità si va sempre perdendo, è difficile anche per i giovani avere un esempio da seguire. Sono stato fortunato. Pur non avendo delle grandissime guide a livello di formatori, ho avuto sempre comunque qualcuno in campo che è un po' di esempio per quanto riguarda il comportamento, l'atteggiamento, la voglia di riuscire. Te l'ha dato, infatti. Quindi al di là che non ho avuto dei formatori che mi hanno stravolto calcisticamente per le mie qualità,
ho avuto tante, adesso secondo me manca anche questo, insomma, il sostegno degli esempi dei più grandi, sia per quanto riguarda la mentalità e lo stare in campo. Davide, io ti ringrazio, sei stato sempre cordiale e sempre preciso nella tua argomentazione. Spero di ritrovarti presto, ci ritroveremo presto sicuramente sia fuori che dentro l'ambito calcistico, ma io mi auguro che tu possa comunque sempre restare la persona che sei, anche perché personalmente ti conosco e so quello che vale e quello che sei. Grazie Davide, grazie mille. Grazie a te, buon lavoro. Piacere nostro, ciao Davide, a presto. Insomma, è stato un collegamento particolare, abbiamo voluto parlare di calcio dal di dentro, ma anche quello che è l'evoluzione del calcio di oggi, con un calciatore che sicuramente ha scritto grandi pagine in Serie A e nelle varie serie maggiori del calcio italiano. Torniamo adesso a parlare di mondiali di calcio con lo spazio legato alla multipla di ogni settimana, che vi suggerisco con le partite ormai da qualche settimana legate appunto ai campionati del mondo di Russia 2018, spazio alla multipla di oggi che riguarda gli ottavi di finale che partiranno sabato, ovvero domani, con la prima partita Francia-Argentina alle ore 16. Le otto partite degli ottavi di finale di questo campionato del mondo sono rimaste 16 squadre e da questi ottavi usciranno le migliori 8. Andiamo a vedere la multipla Francia-Argentina, appunto partiamo da questa sfida, la prima che si gioca domani alle 16, quota gol 2,02, Uruguay-Portogallo under 2,5-1,45, l'1x della Svezia sulla Svizzera 1,48, l'1 della Croazia sulla Danimarca, l'over 2,5 di Brasile-Messico e l'1 della Spagna sulla Russia per una quota di 27,60 circa, quindi insomma anche una buona quota totale, con 10 euro sarebbero quasi 300 euro, quindi in bocca al lupo. Questo è il suggerimento su 6 delle 8 partite degli ottavi di finale che vi avevo illustrato prima. Questi sono i nostri suggerimenti, in bocca al lupo. Ci farete sapere appunto se andrà bene anche questa settimana. Noi ne approfittiamo per salutare gli amici di Radio Studio Centrale che ogni settimana ci seguono alle 22.30 e l'appuntamento con loro è rimandato a fra 7 giorni. Adesso lo spazio alla rubrica del video dal web con altre immagini mondiali, e queste sono molto molto emozionanti per gli italiani, ovvero le immagini della finale di Spagna 82, Italia-Germania 3-1. Con la vittoria azzurra, terzo campionato del mondo conquistato dall'Italia, prima di quello del 2006 in Germania, con le reti, 3-1 con le reti di Paolo Rossi, Tardelli e Altobelli. L'Italia alzò appunto la terza Coppa del Mondo. È stata una partita che ha contraddistinto per anni così le menti e le emozioni degli italiani, quella famosa partita dell'11 luglio 1982, era il mondialito di Spagna 82 appunto, che sancì la vittoria sulla Germania Ovest con le reti di Paolo Rossi, che è stato poi il capocannoniere di quell'edizione, come vi dicevo, quella di Tardelli che portò poi a un'esultanza da pelle d'oca, che è rimasta scolpita nelle menti di tutti gli sportivi e che ancora oggi è ricordata da molti, e poi anche la rete conclusiva, quella finale di Altobelli, tutte e tre autentiche icone di quella nazionale di Enzo Berzot, che fece emozionare tutti gli italiani. Italia che era partita senza favori del pronostico, ma seppe raggiungere il trionfo e alzare la Coppa del Mondo. Come dicevo appunto, di quella partita si ricordano l'esultanza di Tardelli, ma soprattutto il triplice campioni del mondo urlato da Nando Martellini alla fine della partita, sicuramente un momento calcistico indimenticabile, che è tra quelli più importanti, forse adesso secondo solo a quello delle immagini del 2006, perché è più recente, con l'Italia che ha battuto la Francia ai calci di rigore, l'Italia di Marcello Lippi. Questo era il nostro omaggio alla finale di Spagna 82, agli azzurri di Enzo Berzot. Noi procediamo con l'ultima parte dell'appuntamento odierno e apriamo una piccola parentesi che riguarda i motori, con il Gran Premio d'Austria di Formula 1 che si correrà domenica, non a prova del mondiale, del campionato mondiale di 2018. La Ferrari arriva dal brutto risultato in Francia alle Castellet della settimana scorsa, quindi un altro Gran Premio la settimana successiva, ovvero questa domenica, con
le quote che andiamo a vedere della vincente gara, Hamilton a questo punto è favorito dopo aver vinto in Francia, Hamilton che è tornato in testa alla classifica con 14 punti di vantaggio su Vettel, Hamilton quotata a 2.10 come vincente, Vettel a 2.75, via via tutti gli altri ormai staccati, sappiamo che è una questione quasi a 2 tra Hamilton e Vettel, Bottas e Ricciardo 7.50, Verstappen 9, addirittura Raikkonen a 16 che quest'anno finora non è riuscito a trovare guizzi vincenti, anzi è arrivato il podio nella scorsa gara in Francia, mentre Vettel ha chiuso al quinto posto dopo l'incidente in partenza con Bottas, poi vabbè Alonso e Hülkenberg addirittura quotati a 300. Chiudiamo così il capitolo della Formula 1 e ritorniamo a parlare di mondiali con lo speciale mondiale di ogni settimana che ci accompagna ormai da diverse settimane appunto, lo speciale mondiale con le quote delle scommesse speciali di Sisal Match Point, le proposte che ci offre proprio Sisal con diverse quote particolari, interessanti, anche non canoniche. Andiamole a vedere subito dopo la chiusura dei gironi eliminatori. È tempo degli ottavi di finale, andiamo a vedere adesso come sono cambiate le quote delle squadre favorite alla vittoria finale della manifestazione, ovvero la nazionale vincente del Mondiale 2018. Andiamo a vedere le principali, Brasile a 4,50, quindi è scesa di poco la quota del Brasile che è arrivato primo, ha collezionato due vittorie e un pareggio nel girone E, Spagna 5,50, anche se la Spagna non ha fatto vedere grandi cose, il Belgio scesa anche la quota del Belgio a 8, Croazia crollata la quota della Croazia che ha fatto un gran girone, 3 vittorie su 3, 9 la quota della Croazia, così come quella dell'Inghilterra, 10 l'Argentina dopo essere passata addirittura a 26 dopo la sconfitta proprio con la Croazia, Francia a 10 così come l'Argentina, Portogallo a 25, queste le quote del vincente campionato del mondo, la nazionale vincente del campionato del mondo, provateci. Se volete puntare su qualcosa di più, scommettete su Francia o Argentina, che tra l'altro si sfideranno agli ottavi di finale, oppure insomma la sorpresa Croazia o l'Inghilterra. Vedete un po' quelle che vi stuzzicano di più, peraltro Inghilterra e Croazia sono dalla stessa parte del tabellone. Per quel che riguarda i capocannonieri, vediamoli velocemente, Kane a 2,50, capocannoniere in questo momento con 5 reti, Cristiano Ronaldo a 6, Lukaku a 5, poi Messi a 25, così come Neymar, queste sono le quote, così come sono cambiate in base alla situazione attuale dei giocatori che hanno siglato più reti fino a qui. Ultima proposta, ed è questa quella più particolare, è l'uno contro tutti di Uruguay-Portogallo, ovvero Uruguay contro Cristiano Ronaldo, ovvero uno contro tutti, Cristiano Ronaldo contro l'Uruguay, se dovesse segnare più reti Cristiano Ronaldo e quindi vincere il Portogallo è quotato a 5, mentre l'Uruguay, 11 giocatori, chiaramente favoriti a 1,75, la quota X, ovvero o che segnino un gol ciascuno, Cristiano Ronaldo e l'intero Uruguay, o che non ne segnino affatto, quotato a 3. Questa è una scommessa speciale riservata da Sisal Match Point per tutti gli utenti e quindi sbizzarritevi anche sul sito sisal.it con le quote Sisal Match Point. Questa era l'ultima notizia di oggi, noi chiudiamo ricordandovi che qui potete assistere, qui nella sala Sisal Win City di Catania potete assistere alle partite del mondiale, ci sono promozioni riservate per tutti voi che verrete qui ad assistere alle partite del campionato del mondo, a quelle della fase a eliminazione diretta, peraltro se scegliete la promozione del panino più birra a 5 euro con una scommessa dello stesso importo potrete avere una birra in omaggio e poi altre promozioni durante le partite con le scommesse live, ma anche la possibilità di pranzare e cenare qui nella sala Sisal Win City. Per oggi è tutto, noi torniamo la prossima settimana alle 22.45 su Tele One e alle 22.30 come ogni venerdì su Radio Studio Centrale. Da Francesco Ricca è tutto, alla prossima.